saltare di ramo in ramo senza imparare mai a volare e nuotare solo in acque basse senza perdere d'occhio la sponda, né pensare soltanto ad una via d'uscita, ad un'ondata improvvisa che ti cambi la vita, che ti faccia dire non è ancora finita. Non ci lamentiamo, nessuna novità, grazie a Dio. E domani è come sempre un altro giorno per pensare soltanto ad una via d'uscita, ad un'ondata improvvisa che ti cambi la vita, che ti faccia dire non è ancora finita. Nonostante la paura di non essere speciale e l'avanzare della notte sul fronte occidentale e l'ossessione di sembrare sempre i primi della classe, la visione dell'amore come di un'eclisse. Questa era l'emozionatissima performance del nostro artista e ospite odierno. È lui, è il fantastico Blindur, nome d'arte Massimo De Vita, che oggi ci ha deliziato con il suo brano titolato Eclisse in compagnia della violinista Carla Grimaldi. E tra l'altro dovete sapere che questo brano è stato estratto dall'ultimo e tra l'altro attesissimo album di Blindur intitolato Exit, che oggi per l'appunto commenteremo in compagnia di Massimo. Massimo, ben trovato a Mattina Ciao. Live, grazie di essere qui con noi per regalarci come sempre del resto le tue emozioni, ma per presentarci il tuo meraviglioso progetto, un album davvero molto particolare. Eclisse racconta per l'appunto molto di Exit. È una canzone alla quale tengo in maniera particolare ed è la prima che è stata scritta di questo disco, quindi come giustamente dicevi è un po' seminale per tutto il lavoro che abbiamo fatto. Beh, straordinario, tra l'altro con te abbiamo anche la straordinaria violinista Carla Grimaldi. Ciao Carla, ben trovata, complimentissimi. Ecco, grazie. Una performance particolare, chitarra, voce, violino, un tripudio di emozioni che oggi ci avete regalato qui a Mattina Live. Sì, grazie per averci ospitati, è stato veramente molto emozionante. Tra l'altro, ecco Massimo, sappiamo che recentemente, sempre insieme a Carla, no, avete avuto modo di suonare una live session immersi nella natura. Che, ecco, emozione avete ricevuto in questa performance del tutto particolare? È stata veramente travolgente. Sì, è stata un'occasione molto speciale. Tra l'altro, insomma, l'abbiamo realizzata
anche perché noi siamo molto vicini a tutte le tematiche ecologiste, del green, quindi il tema ambiente è un tema molto attuale, quindi sì, anche la musica. Sì, abbiamo deciso di fare questa performance in questo bosco senza l'utilizzo di nessuna forma elettrica, quindi praticamente è stata una performance a emissioni zero. Esatto, a emissioni zero, perché in realtà le vocalità, le sonorità sono evocate, rievocate anche proprio dai suoni della natura, che la stessa riesce a rimandare. Tant'è vero che nella registrazione che abbiamo fatto di quella session, a un certo punto è iniziato a piovere e devo dire che la musica insieme al rumore della pioggia è stata un'esperienza veramente magica. Magica, e io direi anche poetica, Massimo, permettimi. Sì. Tra l'altro, Exit, per l'appunto, come diceva il nostro pubblico, è la tua ultima opera, un titolo ma anche una cover che tra l'altro rimanda ai giochi da tavolo. Ecco, il nostro Salvatore Mondò, il nostro regista, al quale diamo il nostro buongiorno, rimanda per l'appunto la copertina di questo album, che nello specifico rappresenta un puzzle melodicamente e graficamente per raccontare 11 nuove canzoni. Come nasce l'idea di questo incastro e di note ma anche di immagini? Abbiamo affidato il lavoro di questa grafica a due artisti napoletani, secondo me eccellenti, che sono Vincenzo Del Vecchio e Sigiu Bellettini, e hanno realizzato questa versione speciale in vinile del disco, che contiene appunto, come dicevi, un vero e proprio gioco da tavola. Quindi il disco, le canzoni sono collegate tra loro dal punto di vista, diciamo così, poetico, ma sono anche unite da questo immaginario percorso che poi si è concretizzato in un vero e proprio gioco da tavola che è contenuto nell'edizione in vinile. Allora, eccolo, io direi proprio, se sei d'accordo, Claudia, di mostrare, no, un po' questo album, sì, in vinile, che rappresenta per l'appunto tutte le caratteristiche, no, dei giochi da tavolo, perché è un vero e proprio percorso che viene declinato in tutte le canzoni. Quindi ci sono gli imprevisti, così come nei giochi, c'è l'ostacolo, c'è il limite, c'è la possibilità da poter sfruttare, insomma, c'è tanto da raccontare. Tra l'altro, all'interno, oltre alla tracklist e ai credits, all'interno c'è proprio il regolamento di tutte le caselle speciali che abbiamo inventato. Ed ogni casella, per l'appunto, ha poi un'immagine iconografica, no? Sì, che è rappresentativa. Che è rappresentativa del significato che viene poi descritto anche nella didascalia. Sì, ogni casella un po' rappresenta ogni brano. Claudia, sì, esatto. Quindi ogni casella rappresenta un brano e quindi con il suddetto significato. Tant'è vero, Massimo, che fra i vari significati e poi le immagini iconografiche che rimandano per appunto al gioco da tavola, ma che rimandano poi al racconto del disco, del brano che ritroviamo nel disco, c'è un brano, secondo Giovanni, all'interno del quale tu racconti proprio i rischi che noi incontriamo. È una metafora, i rischi non solo nel gioco ma anche nella vita. Sono dei rischi, ma sono anche delle occasioni, no? È un po' il mio mantra, quello di immaginare e di avere un punto di vista diverso sugli imprevisti. Le esperienze negative sono inevitabili, proprio come quelle positive, però di fatto noi abbiamo il potere di trasformare le esperienze negative cambiando punto di vista. Quindi questo disco è di fatto un invito a non aver paura. Degli ostacoli, degli imprevisti, cercare di accoglierli. Ma come superare gli imprevisti, Massimo, ti chiedo? Entrando un po' più nel limite. Ma sai, io credo che un limite di fatto è anche l'occasione per stimolarsi a superarlo. Quindi ogni volta che c'è qualcosa che ci frena, in realtà può essere l'occasione per lavorare su noi stessi e cercare di superarlo. E mi sembra già di per sé questa una grande occasione. Ogni volta che c'è qualcosa che sembra un po' ostacolarci, più che fermarci, quella dovrebbe essere proprio la spinta, il vero motore. Ogni album per un artista è un vero e proprio salto nel vuoto. E permettimi di chiederti, visto che noi ci conosciamo veramente da anni, che cosa rappresenta per Massimo questa nuova tappa in questo percorso di questo nuovo progetto artistico? Questo è stato un disco, la lavorazione di questo disco è stata molto particolare, perché per la prima volta ho lavorato con la band che mi accompagna dal 2019. È un lavoro molto più corale dei precedenti. Tra l'altro ci sono anche molte collaborazioni internazionali, no? Lo ricordiamo, sì, per questo progetto. Rimandi sonori, registrazioni ambientali, sì, sfumature anche rock, indie, folk, insomma c'è veramente di tutto. Ed è un disco importante per me perché è molto luminoso, credo che ci sia una grande vitalità incastrata in queste canzoni e di fatto sembra che, insomma, l'accoglienza che le persone stanno riservando a questo disco è
assolutamente inaspettata. Inaspettato, è sì. Vero. Carla, posso chiedere anche a te il segreto del successo di questa collaborazione con Blindur? Non lo so, in realtà. No, penso che tra noi componenti del gruppo e Massimo, credo che forse c'è una comunicazione a livello proprio più profondo emotivo. Credo che sia quello. C'è una forte ed è quello empatia, che siamo, no? Quello sì. Che sentite di sì. Volta in volta quando appunto avviate queste performance, così come stamattina, perché ci avete sì. Davvero incantato e deliziato. Tra l'altro, 11 brani, Massimo, ma le canzoni, quelle che si scrivono no, per gli artisti, presumo siano come figli, quindi tutte uguali. Ma ce n'è una in particolare a cui ti senti maggiormente legato per una forma di ispirazione o magari per un accadimento che possiamo raccontare anche al nostro pubblico? Ce ne sono varie, sicuramente. Eclisse, come dicevo, è una canzone importante perché è la prima, quindi è quella che ha dato proprio il là, al pensiero di questo disco. Però devo dirti che c'è una canzone che si intitola Adesso, che è l'ultima invece che è stata scritta, che credo mi rispecchi in maniera particolare per come sono oggi e di fatto sarà il brano con cui apriremo i nostri concerti di questo inverno. Il viaggio è un tema importante, presente molto nella tua scrittura, il viaggiare per poi ritornare solitamente nel posto, quello là preferito, quello del cuore. Per il brano La casa degli spiriti ti chiedo, tu ripercorri luoghi, libri, suggestioni, quelli della tua infanzia. Oggi ti senti finalmente a casa dopo tanto peregrinare, anche musicalmente parlando? Musicalmente forse un po' sono tornato a casa perché ho fatto un po' pace con delle cose del mio passato e sono riuscito a riaccogliere il me stesso che avevo un po' lasciato per strada e l'ho fatto incontrare col me stesso invece di oggi. Però devo dirti che al netto di quello non mi sento a casa per tutto il resto e spero di non sentirmi mai a casa. Io adoro essere in movimento, essere in viaggio, dinamismo. Mi piace la strada, quindi... Non c'è ancora destinazione, non pensi ad una destinazione, pensi ancora al viaggio. Il viaggio è sempre più importante della meta. È sempre più importante della meta, ti chiedo allora qual è il tuo prossimo viaggio, quali progetti di Blindur qui nel breve periodo, quali vette vorrà toccare Blindur? Il viaggio più imminente è quello che inizia il 2 dicembre. Con il tour? Con il tour di Blindur, il tour di Exit. Riusciremo finalmente a portare questo disco dal vivo. Ritorniamo con un tour vero e proprio dopo i 2 anni di stop per la pandemia. E quindi ci rimettiamo in furgone il 2 dicembre e andremo avanti. Stiamo vedendo tutte le tappe ce ne sono parecchie. Blindur in tour, Exit, il progetto che abbiamo presentato quest'oggi, Exit Live, in compagnia di Carla Grimaldi, sarà presente naturalmente anche lei in questo tour. Pazzesco il vinile, così come è stato rappresentato e musicalmente, ma soprattutto nella metafora del gioco che ci rimanda per l'appunto alla vita. La vita è un gioco, chissà, dobbiamo affrontarla come se fosse un gioco, ma sfruttando sempre le opportunità e superando quegli ostacoli che per l'appunto, come dicevi e insegnavi Massimo, ci permettono magari di conoscere noi stessi maggiormente. Proprio così, bisogna lanciare i dadi, vedere che cosa viene fuori e giocarsela. Lanciarsi nel vuoto? Anche sì. Senza colpa la cadute però Massimo. Anche, ma sai, dipende un po', c'è chi piace anche senza. Grazie, complimentissimi, è sempre un piacere ritrovarti qua nel nostro salotto. Grazie a Blindur. Grazie mille. Nome d'arte Massimo De Vita ci ha deliziato oggi con Eclisse, un brano che ritroviamo in Exit. Grazie anche alla violinista Carla Grimaldi per essere stata con noi. Piccolo break, restate con Mattina Live.